Pablo Banegas, momento d'oro per te, 4 gol nelle ultime 4 partite, di cui l'ultimo proprio contro il Campobasso per portare l'Aquila a -2 dalla vetta. Un momento d'oro anche per voi, per tutta la squadra. Dopo un avvio di campionato un po' difficile, adesso siete rientrati in carreggiata, ci credete? Sì, sinceramente io ci credo dall'inizio perché questa squadra e la società ha ambizioni molto grandi. Questa è una piazza che non merita assolutamente questa categoria. Quindi, dal momento che sono arrivato per cercare di portare il più alto possibile. Ci abbiamo sempre creduto e siamo stati sempre là vicino. E ovviamente ci crediamo e ce la giocheremo fino alla fine con tutte le squadre che stanno là sopra. Domenica prossima una partita difficile contro la Vigor Senigallia. Il Vigor Senigallia secondo me è una delle squadre che gioca meglio assolutamente in questo girone, è una squadra che si conoscono da 3-4 anni, giocano gli stessi giocatori, quindi sono una squadra consolidata che gioca un bellissimo calcio, a me piace molto come giocano e quindi sarà una partita difficilissima, loro sono anche lì vicini ai primi posti. Abbiamo detto prima un avvio abbastanza difficile, poi con Cappellacci qualcosa è cambiato. No, non so se è cambiato tanto, nel senso che ovviamente questa è una squadra che veniva dall'anno scorso e siamo arrivati tanti ragazzi nuovi, quindi ci sta un periodo e un tempo di adattamento, secondo me, a mio parere, quando c'è tanti giocatori nuovi è normale che hai bisogno di un tempo per farli integrare in gruppo e far conoscere le dinamiche della squadra, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me ci vuole un po' di tempo a cercare di adattarti appunto. Poi abbiamo cercato sempre ovviamente di dare il massimo e adesso per questo ci ritroviamo lì.